Ehi, Howard. Sì? Portami in un bar con delle donne. Davvero? Sì. Ok! Vado un attimo dentro a togliermi le mutande. Perché? Se sarò fortunato, non voglio farmi beccare con lo slippino aderente di Aquaman. Anche tu? Andiamo. Posso avere un grasshopper con un ombrellino, per favore? No, non lo vuole. Perché? Non me ne starò qui seduto con uno che beve un grasshopper guarnito di ombrelli. Va bene. Prendo un martini al cioccolato. No, non ci siamo. Lo sai che non riesco a parlare con le donne se non mi accendo stile festa Hindu del Devali? Senti, ci sono tanti bar a Los Angeles dove puoi ordinare grasshopper e martini al cioccolato, ma non ne avresti bisogno perché non troveresti delle donne là dentro. Capito. Allora, un brandy Alexander. I tre moschettieri sono appena diventati il dinamico duo. Non dovremmo abbordare qualcuno? No, aspetta, la serata è ancora giovane. Vedi, prima lasciamo che gli avvocati e gli atleti sfoltiscano il branco e poi diamo la caccia alla più debole vecchia zoppa. Questa è la tua tattica. È la mia tattica. Oh, e se vedi una tipa con un cane guida per ciechi, è mia. Barman! Alexandra mi. Che ne dici di quelle due? No, stanno mangiando arachidi. Con la mia allergia, un bacio vorrebbe dire una settimana di ospedale al Cedar Sinai. E allora quelle lì nell'angolo? Fattibili, davvero fattibili. Quella col collare da trauma o quella che strizza gli occhi? Strizzetta è carina. È sua, signore. Fermo, che facciamo? Andiamo così e basta? No, ci sono dei preparativi da fare. Mettiti questo dentro la bocca, gli passiamo davanti, tu fai la faccia strana e io dico scusate, il mio amico ha esagerato un po'. Poi ti tiro questi fuori dalla bocca e gli dico ha esagerato un po' con lo spasso. Capita? Così loro ridono, noi ridiamo, dopodiché le facciamo ubriacare come spugne e raccontiamo che siamo dei multimilionari. C'è un altro modo. Dipende, ti va di sedere sulle mie gambe e fare il pupazzo di un ventriloquo? No! Non posso sedere sulle tue gambe, tu non conosci il numero.